Ritrovati ad un nuovo approfondimento a cura della redazione. Oggi parliamo di cronaca e legalità, in particolare del racket, una piaga che attanaglia i nostri territori purtroppo da tempo. Ne parliamo con il dottor Luigi Cuomo, presidente di SOS Impresa. Benvenuto. Buonasera, grazie. Presidente Cuomo, come dicevo, il racket è un tema sempre attuale, purtroppo bollente negli ultimi tempi, scioccante, lo ricorderemo, la notizia della storica pizzeria dal presidente di Napoli sequestrata per camorra e riciclaggio. Sconcertante notizia, appunto, ancora una volta a testimoniare che non bisogna mai abbassare la guardia in nessun ambito, ma allo stesso tempo non bisogna avvilirsi. Come anche questa operazione dimostra, l'attenzione delle forze dell'ordine, inquirenti e di polizia è sempre attentissima. I fatti svelati da questa indagine, che certo attendono la conferma giudiziaria in tribunale, però danno la conferma anche di una tendenza, che è quella della infiltrazione criminale nel settore turismo, nel centro storico della città di Napoli, una tendenza che purtroppo è diffusa e vasta, che ha già conseguito successi, obiettivi. La pizzeria al presidente non è l'unica, ma che è una tendenza che ancora non si arresta, perché siamo persuasi che sia ancora in atto un tentativo di rafforzare, di estendere questa presenza criminale nell'economia legale attraverso società di comodo, attraverso coperture, prestanomi, ma talvolta anche direttamente, spacciatamente in nome proprio. Esatto, invece a Pianura l'11 aprile scorso ignoti hanno sparato diversi colpi di pistola nel cantiere della scuola Massimo Troisi di Pianura, appunto. Da quel giorno, lo ricordiamo, il cantiere è chiuso, però per fortuna il 20 maggio il cantiere riaprirà con la sottoscrizione del patto antiracket con la locale associazione nata nel 2002. Effettivamente è così. Un mese fa circa, di notte, ignoti spararono sugli automezzi parcheggiati all'interno del cantiere, a scopo evidentemente, insomma, inequivocabilmente intimidatorio. Lo scenario apparve subito riconducibile a fenomeni potentativi estorsivi e, diciamo, grazie allo straordinario lavoro degli inquirenti delle forze dell'ordine, credo che siamo anche a buon punto per individuare i responsabili di quell'atto intimidatorio. L'impresa lunedì 20, appunto, riprenderà i lavori e lo farà non prima di aver sottoscritto il patto antiracket e affisso lo striscione del patto antiracket sul cantiere. Stiamo parlando di una scuola che è stata demolita e adesso verrà ricostruita con tutte le diciamo, i parametri normativi di sicurezza e quant'altro europei, ed è, come dire, un po' il tempio della cultura e della formazione dei giovani. Luoghi, sono simboli anche, che non andrebbero mai, mai violati, e invece anche lì non si fanno scrupoli. Noi rafforziamo con la sottoscrizione del patto la cintura di tutela, di sostegno e di protezione popolare, civile, intorno a questo lavoro. Il racket a Pianura da tempo non è un'attività criminale prevalente, non lo è perché la tendenza a denunciare è
elevatissima. Questi cantieri, perché sono due le scuole che sono attualmente alle prese con i lavori del PNRR, stanno diciamo, realizzando lavori di grandi importi e quindi possono aver attratto appetiti, attenzioni da parte pure di clan delle zone adiacenti al quartiere. Esatto, noi tra l'altro negli ultimi tempi leggiamo di infiltrazioni anche per quanto riguarda altri ambiti, ma per fare il punto sulla situazione attuale, voi avete denunciato, è stato firmato anche il patto anti-racket naturalmente con le imprese, ma avete dichiarato che ci sono moltissimi SOS ma poche denunce. E così com'è il trend del momento? Sì, diciamo, le denunce rispetto a quanto è vasto e diffuso il fenomeno, non solo estorsivo, è anche usurario, perché da tempo oramai l'usura è molto spesso l'anticamera dell'estorsione, e tante volte l'estorsione è l'anticamera dell'usura. Sono due fenomeni criminali che sempre di più si intrecciano, si sovrappongono e si accompagnano a danno dell'economia legale, a danno degli imprenditori onesti. La situazione non è rosea, perché purtroppo tutti e due i fenomeni continuano ad essere molto, molto diffusi, sono considerati, soprattutto quello estorsivo, un fenomeno stile bancomat, vai, prendi i soldi e scappa, insomma, con poco sforzo. La differenza rispetto al passato è che è aumentato il rischio per gli estortori. Perché mentre fino a qualche decennio fa pagare il pizzo era considerato addirittura una cosa normale, quasi scontata, da quando il movimento anti-racket si è sviluppato anche a Napoli e a Pianura nel 2002 è nata la prima associazione anti-racket della città e della regione, ecco, da allora è meno scontato che l'impresa decida di pagare, decida di soccombere, decida di condividere il proprio utile, il proprio lavoro con questi delinquenti. La dimostrazione è data dal fatto che intanto le associazioni dal 2002 ad oggi in Campania sono aumentate in modo notevole e poi dal fatto che comunque anche se restano poche rispetto al fenomeno, ma comunque le denunce di estorsione oggi rispetto a 30 anni fa sono sicuramente maggiori, come è maggiore il livello di collaborazione delle imprese con le autorità, con gli organi investigativi e di polizia. Il rischio qual è? Che se l'operazione infiltrazione criminale nell'economia non viene arginata, non viene fermata, c'è il rischio che nessuno più avrà la necessità di denunciare l'estorsione perché sarà la stessa criminalità a controllare il sistema delle piccole e medie imprese in Campania. Certo, in chiusura, quali sono le prossime iniziative di SOS Impresa e soprattutto un messaggio a chi ci guarda e magari subisce pressioni criminali? Beh, intanto l'iniziativa, a parte questa sottoscrizione del patto il 20 maggio, ce ne sarà un altro il 23 maggio nell'altra scuola, sempre di Pianura, dove c'è l'altro cantiere. Grazie a Dio in questo caso non c'è stata nessuna attività intimidatoria, nessuna sparatoria. Il cantiere continua a lavorare regolarmente, ma in termini preventivi stiamo estendendo il patto alla provincia di Caserta, abbiamo già presentato la cosa al prefetto e alle forze dell'ordine, operativamente credo a breve saremo in grado di stipulare i patti anti-racket anche nella provincia di Caserta. Altre iniziative, stiamo studiando una campagna di comunicazione, di divulgazione, non solo della utilità della denuncia, perché molto spesso se uno sente la parola denuncia, immagina solo i rischi, solo diciamo,
gli aspetti, ecco, meno belli. Denunciare significa intanto liberarsi di un incubo, di una sopraffazione, tante volte di una violenza, però significa anche entrare in una nuova comunità di soggetti che hanno già denunciato, di soggetti che su questo terreno hanno una grande esperienza, una grande capacità di solidarietà e che accompagnano non solo in tribunale qualora c'è il processo, ma soprattutto ad accedere al fondo di solidarietà, che è, diciamo, quel fondo che sostiene anche economicamente, talvolta in misura importante, le vittime che denunciano. Sono delle opportunità queste che spesso chi subisce non conosce, e che invece se noi facciamo in modo di rendere più noti, probabilmente qualche imprenditore in più si deciderà a liberarsi di questi parassiti. Grazie mille, noi ringraziamo il presidente di OSS Impresa, Luigi Cuomo, grazie per essere stato con noi e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie ancora, il nostro approfondimento termina qui, ma torna puntuale domani alla stessa ora, intorno alle 14:30, dopo l'edizione delle 13:45 del nostro telegiornale. Grazie per l'attenzione, a tutti voi una buona giornata.